Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia. Prima di iniziare volevo dirti che questo video in realtà all'inizio era tutta una cosa unica, ma è risultato essere davvero troppo lungo e così ho deciso di dividerlo in due parti. La prima è una panoramica del gioco e il mio parere, e la seconda invece è diciamo, entra un po' più in dettaglio, quindi ci sono tanti più spoiler. A te la scelta, quale delle due vedere? Possiamo incominciare. Ehi, hey, sono Flavio, il Meeple con la camicia, e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti parlerò di This War of Mine. E come puoi vedere, non sono solo, perché c'è qui il mio amico Gianluca, con il quale ho affrontato l'intera campagna. Spoiler, con successo. Incredibilmente. Vero? Allora, prima di darti il nostro parere, che sarà diviso in due sezioni questo video fondamentalmente. Una in cui seguiremo la mia personale classifica di cose che un gioco deve avere, che per questa sera diventerà obbligatoriamente anche la sua, sotto minacce, e che sarà spoiler free. Invece ci sarà poi una seconda parte in cui faremo scempio degli spoiler e parleremo invece più in dettaglio della nostra esperienza. Ma prima di tutto ciò, ti faccio vedere brevemente come funziona il gioco senza andare incontro a tutte le regole, dopodiché torniamo qui e ti diciamo insieme che cosa ne pensiamo. Ti aspettiamo. Allora, This War of Mine, più che un gioco, è un'esperienza, dove noi siamo dei civili che in tempo di guerra devono cercare di sopravvivere. Va da 1 a 4 giocatori, ma può essere giocato anche fino a 6, però solo da quei giocatori che sono un pochino più esperti. Non andrò incontro a tutte le regole, proprio perché altrimenti vanificherei l'utilizzo di questo, del regolamento che ti guida attraverso il gioco già dalla prima partita. Questo crea ancora più atmosfera, secondo me, o comunque secondo la mia esperienza. La preparazione del gioco consiste nel mettere tutte queste carte che vedi qui sul tabellone, che sono le macerie oppure le porte chiuse, le sbarre all'interno del nostro rifugio, le carte capitolo, che sono quelle che ti guidano poi attraverso la storia, gli obiettivi, i visitatori, i personaggi, gli oggetti che si possono costruire, tutte le altre carte, come anche quelle che riguardano la notte. Perché questo gioco è strutturato in due fasi principali, che sono quella del giorno, in cui ci si occupa del rifugio, cercando di liberare le stanze dalle macerie, cercando di costruire oggetti utili, come può essere un letto, una sedia, una stufa. E poi c'è la seconda fase, che è quella notturna, quando è più sicuro uscire fuori di casa, in cui si decide chi resta a fare la guardia e chi invece va a cercare cose utili nelle varie locazioni che sono disponibili casualmente ogni volta. Viene formato un mazzo, che si chiama il mazzo esplorazione, e lì incomincia l'esplorazione. Può succedere di tutto, si possono incontrare persone, trovare cose utili. Spesso ci si trova a leggere in questo, nel libro delle storie, dove ci sono più di 2000 storie. Ogni partita inizia con tre personaggi, di cui uno è leggermente più forte degli altri, ma non sempre, e saranno i compagni di avventura dei giocatori. In generale, questo è un gioco che ha un sacco di casualità, sia per la pesca delle carte, sia perché questo dado, che è il dado tipo del fato, il dado della morte, della distruzione, viene lanciato veramente tantissime volte, per decretare tiri di vario tipo, o anche questi dadi per il combattimento in base all'arma che si usa. Quel tracciato lì, poi, che è con il segnalino rosso in basso, è il tracciato del rumore e viene utilizzato durante le escursioni notturne. Più si fa rumore e più quel segnalino sale e più c'è la probabilità di essere beccati. Il gioco può terminare in due modi: o se i personaggi vengono persi perché magari sono troppo affamati o perché sono troppo stanchi o feriti, infatti ci sono tutti questi segnalini, che sono i segnalini status che vengono utilizzati per tenere traccia delle loro condizioni, oppure può finire positivamente quando finisce il mazzo dei vari capitoli e quindi quando finisce la guerra. Ed eccoci tornati. Allora, adesso, come ti dicevo, parleremo di This War of Mine seguendo la mia personale classifica di cose che un gioco deve avere, partendo dai buoni componenti. Ora, come avrai potuto vedere un pochino dalla mia overview e come puoi vedere dal video alle nostre spalle, che è il video di unboxing che ho deciso di mettere perché è un pochino più dinamico, si vedono un pochino di più i componenti e le cose che fanno parte del gioco, puoi vedere
tu stesso che i componenti sono davvero buoni, i segnalini sono belli spessi, sono consistenti, anche i segnalini in plastica, i dadi anche sono molto carini. C'è molta cura nei dettagli anche per quanto riguarda i componenti, il legno, l'acqua. Sì, sì, l'acqua che praticamente poi ecco è fatta in plastica. A mo' di goccia. Esatto, a mo' di goccia. C'è veramente cura nel dettaglio. Sicuramente sono bellissimi i componenti, anche le miniature. A partire dal tabellone stesso, che in realtà già ti mette nella condizione di calarti nell'atmosfera di questo gioco. Sì, assolutamente. Poi quelli che hai visto nell'overview, nella panoramica, sono solo quelli del gioco base, ma ci sono anche quelli dell'espansione, ce ne sono veramente tantissimi. Andando avanti, c'è un tema ben integrato con le meccaniche. Allora, a mio avviso, in questo gioco il tema ti prende a calci in faccia, ma proprio con il tallone, ok? Qua, sui denti. Perché trasuda... Fa male. Esatto, fa molto male. Trasuda da ogni cosa. Dal semplice segnalino, alla carta, a quello che leggi. È legato alle meccaniche? Secondo me sì. Già, per esempio, l'idea di aprire il gioco e prendere questo, il regolamento, ok? E leggerlo per la prima volta è una meccanica in sé. È l'idea di trovarsi in guerra e non sapere come ci si deve comportare. È veramente spettacolare questa cosa. Non so se è voluta effettivamente. Tant'è che oserei dire che viene quasi prima l'ambientazione, prima il tema, esatto, e poi il gioco al suo interno. Sono assolutamente d'accordo, perché poi se andiamo ad analizzare bene le meccaniche sono davvero pochissime, perché c'è il piazzamento lavoratori. Sì, e dal livello di gioco sono anche abbastanza semplici. Sì, piazzamento lavoratori, selezione delle azioni, possiamo dire, gestione delle risorse, proprio se vogliamo, delle pochissime risorse, sì, perché veramente ce ne sono pochissime. Sì, sì, e come dici tu, è proprio il tema che prevale su tutto quanto, sulle meccaniche. Tant'è che buona parte del gioco ci ritroveremo a leggere delle parti di storia che sono anche da leggere, da interpretare con una certa enfasi. E quindi si vive la storia che questo gioco ci vuole narrare, si sente direttamente attraverso la lettura di queste parti. Assolutamente, è davvero davvero coinvolgente in una maniera molto 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 forte, direi, pesante quasi in alcuni casi. Sì, sì. Proseguendo, un gioco non dovrebbe essere troppo dispersivo o sandbox. Ora, This War of Mine è un gioco dispersivo? Un po'. Effettivamente lo è un po' dispersivo. Soprattutto all'inizio. Come prima partita, in effetti. La prima partita è piuttosto d'impatto, perché ci si trova davanti a queste varie meccaniche che sono sì semplici, ma è necessario conoscerle un po' organicamente per riuscire a sapere di cosa hanno bisogno i nostri sopravvissuti e come gestire tutto quanto. In effetti, perché ci sono tante scelte, a dire la verità. Non azioni che puoi fare, perché effettivamente poi le azioni dipendono dallo stato dei vari personaggi, quindi da quanto hanno fame, quanto sono feriti, ma piuttosto le scelte che hai. Posso costruire un oggetto, posso togliere le macerie, posso cercare in giro per la casa, puoi fare tante cose, ma effettivamente quali sono quelle davvero buone e utili in quel momento? Ci vogliono più partite per capirlo, quindi decisamente è un gioco un po' dispersivo all'inizio. Però forse direi solo la prima partita. La prima partita in realtà può dipendere anche dalla situazione iniziale. C'è infatti all'inizio una vasta gamma di cose che possiamo costruire, tra cui possiamo scegliere. Sì. Ed è difficile capire all'inizio cosa ci possa servire. Sì. Anche dalle situazioni che verranno effettivamente dopo. Effettivamente anche le situazioni dopo ci possono suggerire cosa possa essere meglio o peggio. Perché poi alla fine tutto è utile lì in mezzo. È vero, non c'è nulla di inutile, c'è qualcosa che all'inizio ci può sembrare più utile di qualcos'altro e poi magari si può rivelare meno inutile, utile, sì. Esattamente, come ci è successo effettivamente. E vai, abbiamo costruito quella cosa e adesso è completamente inutile. Non facciamo spoiler però. No, per adesso. Vabbè, però comunque essendo molto aleatorio il gioco,
possono succedere queste situazioni in cui dici sì, adesso faccio questa azione perché mi preparo per dopo, però poi dopo si stravolgono le cose alla fine. Questo però devo dire che è quasi esclusivamente per quanto riguarda la fase diurna e quindi la costruzione delle cose nella casa, perché comunque quando si va fuori all'esplorazione è diciamo unidirezionale la storia narrata e l'esplorazione stessa. Assolutamente. Comunque dovremo soltanto compiere delle scelte, spesso molto difficili, però diciamo che a volte la scelta porterà a una conseguenza a volte sperata, a volte ipotizzata, a volte non ipotizzabile. Sì. Tant'è che siamo rimasti con molti interrogativi nella mente su tanti situazioni tanti che abbiamo preferito evitare in alcuni casi. This War of Mine è adatto a tutti i tipi di esperienza? Diciamo di sì, ma con qualche riserva. Un giocatore esperto e un giocatore inesperto, come si trovano davanti a questo gioco? Più o meno allo stesso livello, oserei dire, poi dipende anche dalle situazioni, ma essendo poi un cooperativo, non si compete per vedere chi è il più bravo, chi è il migliore. Più che altro può uscire fuori il problema dell'alpha player, cioè il giocatore che dice ok, tu fai quello, tu fai quello, tu fai quello, ok? E qui il giornale ci viene in aiuto. Assolutamente, il regolamento o il diario o il journal, può sicuramente è utilissimo, perché come funziona? Lui legge l'evento del giorno, dopodiché il regolamento passa a me, divento io il primo giocatore e scelgo le azioni del giorno, ok? Io che ho il regolamento in mano sono quello che darà la decisione, che avrà la decisione finale. Gli altri possono parlarne, possono darmi consigli, ma alla fine la scelta sarà comunque la mia. Secondo me il problema dell'alpha player è anche mitigato dal fatto che, per la nostra esperienza soprattutto, non esista, credo, una maniera specifica per vincere o per arrivare alla fine del gioco. Giustissimo. Non c'è una meccanica vincente. Sì. Anzi, ci siamo trovati troppe volte a dover decidere di cuore, di anima, emotivamente. Non c'è da ragionare in maniera esclusivamente da giocatore. C'è da calarsi nella situazione. Tante volte abbiamo inserito dei giocatori all'interno di una sessione già avanzata. Anche solo per una sessione, per una notte. Giocatori che chiaramente dicevano no, aspetta, non so giocare. Noi gli dicevamo tranquillo, puoi tranquillamente prendere il diario, leggere la tua parte e fare la tua scelta, perché questo si tratta, fare delle scelte. È un po' come, per esempio, durante il gioco ti capita di far arrivare altra gente, no? E hai la possibilità di uscire fuori di casa rischiando di prendere un proiettile in testa. Mi è capitato tantissime volte. E di far entrare un nuovo membro nel gruppo e far venire un altro giocatore a una sessione è lo stesso concetto, identico concetto. Non sa dove si trova, non sa come si deve comportare, ma qualcosa deve provare a fare. E anche questo è tremendamente tematico. Certo. Allo stesso modo, un giocatore che vuole lasciare la partita perché magari, ragazzi, non riesco a seguire, non posso venire tutte le sere a giocare, o magari no, per me non mi piace come gioco, non è un problema. Non è un problema perché non è che ogni giocatore controlla un personaggio. Non c'è un'associazione diretta. Esatto, tutti controllano tutti i personaggi e tutti fanno bene o male tutte le scelte. Un andirivieni di persone all'interno di una stessa campagna non cambia e quindi la differenza di esperienza tra un giocatore e l'altro non influisce quasi per niente. Perché parliamo di andirivieni? Perché in realtà il gioco è particolarmente lungo, in particolare la campagna che abbiamo portato a termine è durata 3 sessioni da circa 3 ore l'una. Sì. Quindi è possibile che qualcuno ci possa essere in una o più sessioni, però appunto è solo un piacere accettare qualcuno, perché è una diversa emotività, un diverso modo di pensare. Assolutamente. Perché ribadisco, questo gioco non va affrontato tanto come gioco da tavola da vincere. Esatto. Contro il tabellone, no, assolutamente. È un gioco contro la situazione. Esatto. Che cerca in tutti i modi, e ci riesce a mio parere, di farti entrare nella mentalità e di farti provare l'1% di quello che dei disgraziati in queste situazioni potrebbero provare. Come diceva giustamente lui, più che un gioco è un'esperienza, quindi perché non condividerla anche con il primo che passa, mettiamola così. Non cambia alla fine l'esperienza di gioco,
purché chi sta giocando, magari chi ha iniziato la campagna, sia cosciente del fatto che sta vivendo una storia e un'esperienza piuttosto che cercare in tutti i modi di vincere e arrivare a fine partita, come in un altro normalissimo gioco. Regolamento comprensibile, scheda di riferimento veloce e simboli chiari. Allora, il regolamento per quanto mi riguarda è fatto abbastanza bene. Sicuramente nella prima partita ci saranno tante domande. Ci siamo trovati spesso a chiederci, ma questa carta quando la dobbiamo pescare? Esatto. A cosa serve questo simbolo? Esattissimo. E cercavamo di interpretare noi, prima che ce lo dicesse il diario di gioco stesso. Io mi ero intestardito con le carte colore, perché mi ricordo dal video di Rado che queste carte colore, durante il setup si potevano scegliere, si potevano eliminare queste carte colore. Le carte colore servono semplicemente a definire quanto una storia che andrai a leggere sarà tranquilla, cattiva, triste, drammatica, cruda, ok? E non trovavo questa cosa, non la trovavo nel regolamento, andavo in cascetta. Ma quelle carte quando vengono tirate fuori? E quindi ci siamo posti molte domande, quasi esatto, arrabbiandoci contro, esatto, il regolamento. Quando invece avremmo dovuto semplicemente lasciare che il regolamento facesse il suo corso. Fatti guidare dal regolamento e basta. Non ti farti domande, ti verrà tutto spiegato. Alcune cose, effettivamente, perché esistono le FAQ, cioè le domande frequenti, che puoi andare a vedere sul libro delle storie. Una cosa che ho gradito un po' di meno è che ci siano in fondo ad alcune pagine dei piccoli trafiletti, vero, che vero, ti spiegano l'utilizzo di alcuni specifici oggetti che si tende a dimenticare, in sì, quanto non fanno parte delle azioni diurne, quindi non è un'azione guidata quella che puoi scegliere di fare leggendo questi trafiletti. Ahimè, ci è capitato più volte di dimenticarle. Sì, di dimenticare delle cose che comunque potevano essere importanti. Perché sono un po' accantonate, messe in fondo alla pagina, non risaltano molto. E poi per quanto riguarda schede di riferimento, non ce ne sono per niente, ma perché non c'è servono. Bisogno. No, perché tutto quello che di cui hai bisogno ce l'hai o sul tabellone o sulle carte. Tutto ti viene spiegato dalle carte, tutto ti viene spiegato dal regolamento oppure dalle domande frequenti. Simboli ce ne sono, ma non tantissimi. Ce ne sono, ma in realtà le pedine, i token che abbiamo sono veramente molto esplicativi. Recano sempre sopra una scritta che spiega per bene cosa sia. L'accetta. Dunque i simboli sono sempre molto chiari ed esplicativi. Sì, sì. Nulla effettivamente che ti blocchi, dici, oh mio Dio, aspetta, questo cosa significa? Poi tenendo presente che uscirà la versione in italiano tradotta dalla Pendragon, sarà ancora più semplice comunque entrare a contatto con questo gioco. Quanta fortuna c'è in questo gioco? Tanta. Veramente tantissimo. C'è questo dado, che è il male. Che è il male, anche perché è incredibilmente sbilanciato verso i numeri che non devono uscire. Si chiama dado del fato, mi pare, ma è il dado del male. È il dado del male. La fortuna è ovunque. La pesca delle carte, i tiri dei dadi, le storie che possono uscire, le scelte che fai. Tanta casualità. C'è modo in alcune situazioni di bilanciarla? Assolutamente sì. È anche un senso, effettivamente, quando cerchi di bilanciare più che altro c'è la possibilità di prendere precauzioni, esatto, nei confronti di cose che potrebbero accadere. Sì. Anche questo, durante il gioco impari a capire cosa di male può accadere. Una volta che ti prepari prima, hai idea di cosa possa succedere, puoi minimamente prepararti agli eventi infausti che possono accadere durante sia il giorno che la notte. Tra l'altro c'è quasi sempre la possibilità di una scelta di fronte a una situazione difficile. A noi è stato quasi sempre chiesto, domandato cosa volessimo fare. Sì. Se andare incontro spavaldi a una situazione difficile. Oppure scapparcene. In ogni caso è sempre stata una decisione difficile. Ma c'è anche tanta possibilità di costruire una strategia. A me personalmente non è dispiaciuto. Non è dispiaciuto neanche a me. Questo perché, sempre parlando del fatto che questo gioco sia incredibilmente immerso nella sua ambientazione, sì, è giusto che a una persona capiti qualcosa di terribilmente brutto in una situazione inaspettato. È plausibile che possa succedere qualcosa. Questi uomini non sono soldati, non sono persone addestrate in una situazione del genere, per cui è possibile che possano anche inciampare mentre stanno cercando di spalare dei detriti o di salire su una scala. È tutto possibile, è plausibile, per questo non ci ha mai dato più di tanto fastidio.
sempre perché bisogna tenere presente che non è semplicemente un gioco, ma è quasi una simulazione, un'esperienza è una simulazione. Comunque c'è un minimo di possibilità di modulare il dado, soprattutto durante il combattimento, ci sono alcuni personaggi che possono, hanno un po' più di esperienza e questa esperienza viene calata nel personaggio attraverso alcuni parametri di cui non ti spoilereremo nulla. Però, per ora. Com'è apprendere questo gioco? In parte ne abbiamo già parlato in realtà. Sì. Non è difficile, perché le regole effettivamente sono pochissime. Sono quelle. Come ci sono poche meccaniche, ci sono poche regole. Sicuramente è molto più difficile cercare di capire come comportarsi in una determinata situazione piuttosto che in un'altra. Quella è la vera difficoltà. Quella è la vera difficoltà. E tenendo presente che ci sono talmente tante variabili, sarà sempre molto difficile cercare di comportarsi nella maniera giusta. Ma sicuro di partita in partita si migliora. Si migliora molto, sì. Quindi è abbastanza semplice iniziare a giocare. Anche le persone che abbiamo introdotto in una sera soltanto, è bastato un giorno. Anzi, in realtà basta semplicemente leggere la parte di diario che ti spetta e sai subito cosa fare, non è molto complicato. Il problema non è cosa, come fare, ma è cosa fare. Sì, le scelte che devi fare. Ma il come farlo, quello è piuttosto semplice, quindi sì. È un gioco parecchio semplice. Andando avanti abbiamo l'interazione. C'è un'enorme interazione, perché è un cooperativo. Tutto cooperazione. È tutto cooperazione, c'è tanta interazione tra i giocatori. È sicuro che quasi ogni scelta è talmente sofferta che è necessario chiedere agli altri ragazzi, sì, ma secondo voi cosa devo fare? Perché sì, io ho paura. Peraltro una persona si sente con le sorti dell'intero gruppo sulle spalle, esatto, e ha tanta paura di decidere cosa fare. Quindi l'interazione è massima, assolutamente massima. Sì. Ed è un punto di forza di questo gioco. Assolutamente. Come ogni cooperativo, cioè, ha tanta interazione, ma questo mi sento di dire che ha ancora più interazione, ha cooperazione. Le scelte che devi fare, come stava giustamente dicendo, sono difficilissime. E ti dici, adesso che cosa faccio? Faccio quello o faccio quello? Vai nel panico alle volte. Lì si spera che qualcuno tra noi abbia un po' di barlume di conoscenza e coscienza. Esatto. Che alla fine tutti possono parlare, dire la propria, ma alla fine chi ha il regolamento in mano, il diario in mano, è lui che deve fare la scelta finale alla fine. L'interazione tra i giocatori aiuta tantissimo a affrontare le varie situazioni, specialmente quelle che escono fuori dal libro delle storie, che sono quelle sicuramente più difficili da digerire. E alla fine c'è il setup variabile. Beh, questo è il gioco del setup variabile, perché tutto è completamente randomizzato, tutto, ogni partita. Qualsiasi cosa, i segnalini non sono randomizzati perché sono quelli. Beh, la casa chiaramente. Esatto. La casa ha quelle stanze in quelle determinate posizioni e non sono modificabili, diciamo. No, le posizioni no. Per quanto dietro ad un mobile in cui andiamo a rovistare, in un caso potremmo trovare qualcosa, in un altro caso qualcosa. Assolutamente. Nel senso che le carte che vanno posizionate sulle varie stanze nella casa comunque sono soggette anch'esse a variazioni. Sì. Però diciamo che la struttura della casa, per ovvie ragioni, è l'unica cosa non variabile in questo gioco. Sì, meno male. Meno male. Almeno c'è una certezza. Per quanto in realtà ci siano due facce dello stesso tabellone, l'avrei mostrato durante il... Sì, sì. Che cambia un pochino le cose. Che cambia un pochino il gioco più difficile. Quindi addirittura c'è la possibilità anche di variare la struttura iniziale della casa. Assolutamente. Le miriadi di mazzi ovviamente cambiano il gioco al setup ogni volta. Poi ci sono tutte le varie espansioni che sono uscite, che penso usciranno anche con la versione in italiano. Sicuramente saranno in vendita comunque tutte le espansioni, perché non ci sono state esclusive Kickstarter. Aggiungere espansioni comunque... Alcune espansioni possono rendere il gioco un pochino più complesso. Complesso, certo. Anche se però il gatto, ad esempio, o il cane, secondo me dovrebbero essere aggiunti dall'inizio. Vero, noi la partita che la sessione che abbiamo vinto, diciamo che si è avvalsa di un'aggiunta fondamentale, che è quella del gatto, che non ti diciamo quali variabili aggiunga,
però è un angelo che a volte porta un piccolo aiuto che può cambiare le sorti in maniera pazzesca. Mamma mia. Ok, in generale, che cosa ne pensiamo di This War of Mine? This War of Mine è una bellissima esperienza profonda. Ti prende, ti pensi alle scelte effettuate durante questo gioco, anche quando il gioco è finito, quindi ti resta qualcosa. È qualcosa che davvero va provato, e al di là della passione che si ha verso i giochi da tavolo in generale, io farei avvicinare a questo gioco un po' chiunque volesse provare questa emozione, perché con le è una sorta di avventura testuale, peraltro. Esatto, come un libro game. Come un libro game, e che ti porta davvero a vivere l'ombra di qualcosa che potrebbe essere reale in questa situazione. Sì, ecco, mi stanno venendo i brividi. Ci ha colpito molto questo gioco e l'abbiamo davvero molto molto gradito. Abbiamo avuto gioia moltissima nel concludere la campagna, il terzo tentativo, ma abbiamo avuto estremo piacere ludico anche nella prima e nella seconda. Sì, pur avendo perso, abbiamo comunque goduto molto del gioco e della storia che ci sta. Perché ogni momento, ogni azione che fai, ogni scelta che prendi è sentita, è importante, perché incominci a un certo punto ad affezionarti a queste persone che sono nel rifugio con te. E quindi ognuno di loro ha una storia molto profonda, molto specifica, che quindi ti fa affezionare appunto al gruppo stesso. Noi abbiamo perso durante la nostra avventura vari, ahimè, personaggi, sì, e abbiamo, diciamo, sofferto per questa perdita. Non è un gioco che quando fai una partita poi ti vuoi andare a impiccare, no, assolutamente. È un gioco comunque divertente ed è un gioco che dà tante soddisfazioni, anzi, secondo me, ti fa rivalutare la soddisfazione, perché dopo una valanga di sfighe che ti sono capitate, ti ritrovi con questo segnalino con vegetale, con una patata, e dici sì, la gioia sera di trovare si una mangia patata. Questa sera si mangia. Allora, per me questo è veramente un piccolo gioiello, è un capolavoro, sì, un capolavoro di design, secondo me, perché sono riusciti davvero a catturare lo spirito di quello che volevano fare, cioè comunicare a te, a me, che cosa significa trovarsi in guerra, quanto può essere brutto e difficile e quanto può essere bello gioire delle piccole cose. È geniale in tante piccole cose. Anche una cosa banale come la radio, trovarla per strada, abbiamo gioito nel trovarla. Sicuramente qualcuno potrebbe storcere il naso per tutta questa enorme variabilità, ma è importante prenderlo per quello che è, un'esperienza, una bella esperienza, piuttosto che semplicemente un gioco. Chiamarlo gioco e basta significa sminuire This War of Mine. Inoltre, noi abbiamo approfondito, e consigliamo di farlo anche a te, l'esperienza di gioco attraverso l'utilizzo di una colonna sonora, che è quella del gioco per il computer, che da cui questo gioco è stato preso effettivamente. E tra l'altro la colonna sonora verrà messa a disposizione di chiunque abbia acquistato il gioco. Sì, perché a parte si poteva prendere proprio come add-on anche sulla campagna Kickstarter, ma se non hai fatto la campagna Kickstarter non temere, perché insieme al gioco esce anche l'app, e l'app ha tanti contenuti. A partire dal fatto che invece di andare a sfogliare il libro puoi scrivere il numero della storia che devi leggere e te la leggi direttamente sul cellulare, non lo fare, è molto più bello sfogliare un libro. Oppure puoi mettere la colonna sonora. Puoi diminuire la casualità di alcune meccaniche, sì, attraverso l'utilizzo dell'app, che è una cosa che ho gradito in realtà, sì, anche se non abbiamo avuto modo di provarla. Comunque alcuni tiri di dado vengono sostituiti da una piccola prova di abilità o di interpretazione, sì, non ti vogliamo dire nulla. Esatto, sì. Giocateci. Assolutamente. Sì, se avete l'opportunità provatelo almeno una volta, perché se non altro è un gioco da provare. Poi vi piaccia o meno, ovviamente i gusti sono gusti, per carità, assolutamente. In conclusione, vogliamo dare qualche consiglio ai giocatori che si apprestano a comprare o a giocare per la prima volta This War of Mine? Beh, direi innanzitutto che non è un cattivo acquisto. Poco ma sicuro. Poco ma sicuro. Non ve ne pentirete. Tra l'altro è molto rigiocabile. Assolutamente, una rigiocabilità pressoché infinita. È rigiocabile con chiunque, con tante persone, quindi con vari gruppi. È davvero rigiocabile, non vi sembrerà mai la stessa cosa, perché
esplorazione, tutto quanto sarà sempre diverso. Anche se forse mi sento di dire che ci vuole un gruppo particolare per giocare a questo gioco. Questo, diciamo che è l'unica piccola limitazione, forse, di questo gioco. È necessario farlo con delle persone giuste. Giuste che cosa vuol dire? Che non puoi ovviamente giocarlo con dei bambini, tantomeno puoi giocarlo con quelle persone che magari sono abituati a giocare solo dei party game. Anche se non è detto, per carità, perché magari la persona caciarona magari si trova a giocare con un gioco del genere, ecco, e rimane... Non deve avere l'intenzione di fare caciara durante questo gioco. Esatto, perché comunque è un gioco serio, comunque è un gioco in cui tu devi provare delle emozioni, quindi se uno si mette a giocare a scherzare o magari uno si mette a giocare con il telefono... Si perde molto. Si perde completamente l'atmosfera, capito? Quindi non fare come faccio io, che mentre gioco faccio le foto e le metto su Facebook. Quindi un gruppo, ma anche un luogo. Sì. Giocarlo dentro ad una ludoteca, locale, con tanta gente. C'è bisogno di tempi, di silenzi, di parole dette col giusto tono, anche di ascoltare la musica, come ti abbiamo detto prima. Certo. Quindi va giocato a casa, rilassati, magari con qualcosa da bere accanto. Perché no? Alla faccia di loro che non possono. Ci siamo ritrovati a sentirci in colpa per mangiare dei tarallini mentre loro stavano morendo. Io sto mangiando dei tarallini e loro muoiono di fame. Allora, un altro consiglio che mi sento di dare è assolutamente non leggere in anticipo il regolamento. Perché? Perché andare incontro a una campagna senza sapere quello che succederà volta per volta fa parte della storia e dell'esperienza di questo gioco. Non sapere quello a cui vai incontro, perdere perché non avevi calcolato quell'evento, è giusto, alla prima partita è giusto, è tematico ed è fondamentale. Non leggere il regolamento prima, assolutamente. Ecco, un altro consiglio che mi sento di darti è non farti domande. Lasciati trasportare dal gioco. Comunque, se hai delle domande, ci sono delle comode FAQ. Sì, ci sono le domande frequenti. Però, per esempio... Sono anche abbastanza chiare, ma ci sono servite davvero poco, in realtà. Giusto la prima partita. Ecco, forse però... non abbiamo compreso bene il combattimento, anche perché l'abbiamo sempre evitato. Sì. ad esempio, non ci sto facendo nessuno spoiler, però nelle carte esplorazione qui c'è scritto quello che succede. In basso ci sono dei pallini con dei numeretti, ok? Tu noi dici, impazzivamo di vedere. Ma che ci devo fare con questi? Che ci devo fare con questi? In realtà il gioco ti dice tutto quello che devi fare. Se non ti dice di guardare a una cosa, se non ti dice di fare una cosa, non la devi guardare, non la devi fare. Semplicissimo. Più semplice di così si muore. Ok, e questo penso sia tutto, anche per quanto riguarda i consigli che ci siamo sentiti di darti nell'affrontare This War of Mine e anche nello scegliere se effettivamente prendere This War of Mine. Prendilo. Questo è tutto comunque, e quindi ti ringrazio per aver seguito quest'altra puntata. Se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia. E io sono Gianluca. Ci vediamo alla prossima. Ciao.